Un lutto che aveva colpito nel profondo non solo Coldiretti Sondrio, ma tutta la provincia. Fabio Fancoli era stato uno delle prime vittime del coronavirus. Al momento della sua scomparsa, 18 marzo 2020, rivestiva il ruolo di responsabile del patronato Epaca. Il Covid se l'è portato via all'età di 64 anni. A un anno dalla scomparsa la dirigenza e i colleghi lo ricordano e lo onorano, intitolandogli la sala riunioni di Coldiretti Sondrio. Con la dedica di questa sala riunioni, la Coldiretti vuole dedicare proprio, ricordare Fabio per tutta l'attività che in 40 anni ha fatto per la Coldiretti e tutti i suoi assistiti e quello che ancora continua a dare, perché ha lasciato tra noi tanti insegnamenti che ancora danno frutto. Per cui ci sembra giusto e doveroso questo omaggio a Fabio. La sua attività era incessante. Fancoli era anche presidente di EBAS Sondrio, ente bilaterale agricolo territoriale Sondrio, composto in modo paritetico dalle rappresentanze datoriali e sindacali per il settore agricolo e agroalimentare. Era inoltre impegnato in Coldiretti Pensionati Sondrio, di cui ricopriva l'incarico di segretario. Un trascinatore instancabile che ogni anno riusciva a rendere puntuale, perfetta e partecipata anche la festa provinciale promossa proprio dall'Associazione dei Coltivatori a Riposo. Beh, Fancoli per noi è stata una guida. Siamo cresciuti con lui perché era uno dei responsabili Epaca della provincia, della regione Lombardia più esperti, 40 anni di attività in questo settore, ne fai di esperienza e ha cresciuto parecchie persone, tra le quali gli operatori che adesso proseguono nella sua attività.